guardate, porta fortuna. Stiamo vincendo, ragazzi. Torino-Atalanta 3-1. Vedere questa partita in televisione è una sofferenza allucinante, credetemi. Per il popolo ultras atalantino e non solo, è uno strazio. Il popolo ultras è sempre dipinto come cattivo, delinquente, assolutamente falso. Il popolo ultras è lo spirito di iniziativa, volontariato, non siamo teppisti, è quello che voglio far capire alla gente. Non siamo teppisti, ragazzi. Ho rubato per andare a prendere la cocaina, ho spacciato, non mi vergogno di dirlo. Mia madre, a 33 anni, ha avuto il coraggio di buttarmi fuori casa. Io sono entrato in comunità perché non potevo più andare avanti. Ho fatto 2 mesi a dormire in stazione giù a Bergamo. Bergamo ci ha chiamato, Bergamo ci ha fatto imparare a essere più uniti, più fratelli, più compatti, spirito di iniziativa, solidarietà, dalla curva dell'Atalanta ai ragazzi di Roma. In 10 giorni l'abbiamo costruito, ragazzi. Io l'ho fatto per Bergamo, per i nostri cari defunti, e spero che tutta questa situazione si migliori al più presto, perché non ne possiamo più. Il sindaco del mio paese di Valbrembo mi ha dato un piccolo riconoscimento, una medaglia per l'impegno messo all'ospedale da campo, ma secondo me il gesto più bello, dopo tutto quello che ho fatto in passato, è riabbracciare i miei cari e familiari. Ciao ragazzi, ve lo dico col cuore, non mollate. L'ospedale...